Facciamo fare il saluto a Donna Lara. No, grazie. Insomma, mi tirano per la giacchetta e mi dicono devi fare questo, devi venire qui, devi fare quest'altro, eccetera. Ed io, siccome non ho più la forza di reagire, ubbidisco e mi lascio trasportare. L'avvocato Sansotta mi ha invitato a rivolgere un saluto a voi, ragazzi amatissimi della scuola elementare e dell'istituto di Agraria, che costituite veramente la speranza per merito, la speranza per la società, la speranza della Chiesa, perché voi siete il futuro. E allora, guardando a voi come si guarda ad un albero, ecco, sentivo che facevano le prove per fare un tavolo, ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, eccetera. Io ricordo che i ragazzi la cantavano al centro parrocchiale. Lo sapete che la natura è figlia di Dio. Che cos'è la natura? Tutto ciò che ci sta intorno. Un grande poeta, il Metastasio, dice: ovunque il guardo giro, immenso Dio ti vedo, nell'opere tue ti ammiro, ti riconosco in me. Allora dobbiamo cercare di cogliere questa presenza di Dio in noi, nel mondo che ci circonda, che non è nostro. Non è nostro. Ricordate l'altra poesia che si imparava alla scuola materna, Due occhi birichini, guardate, di lingua una sola, che lesta lesta vola, tutto quello che ho, tutto Dio me lo donò. Però cosa sta succedendo? Ci siamo dimenticati di Dio, ci siamo dimenticati di Dio, e allora barcolliamo, viviamo in uno stato di confusione, di smarrimento e di vuoto interiore. E Dio, sapete, non solo non ci disturba, ma illumina e dà senso a tutto ciò che facciamo. Allora dobbiamo prendere dalle mani di Dio, accogliere con gratitudine ciò che ci circonda, gli alberi, i fiori, gli animali, il mare, l'acqua, e non fare di queste cose degli oggetti da rovinare. Dio ci ha dotato di intelligenza, di volontà, di braccia per portare a compimento la sua opera, renderla addirittura più bella. E allora cerchiamo, veramente dobbiamo essere grati a coloro che in qualche modo creano una sensibilità maggiore e un'attenzione più accurata verso questo mondo che ci circonda. Curarlo e far sì che sia più abitabile, renderlo, come dicevo prima, migliore. Non vi scoraggiate se, ecco, a cominciare dalle strade, non sporcarle, rispettare gli alberi, le panchine. Ecco, queste piccole cose ci saranno di grande aiuto e renderanno più bella la nostra merito. Quindi un saluto particolare ai giovani dell'Agraria, che spero di poter presto incontrare per farmi una chiacchierata con loro. E vi ringrazio dell'attenzione che mi avete prestato. Io non prevedevo di intervenire, di parlare, ma ringrazio sia l'avvocato Sansotta che mi ha invitato e sia voi che siete stati così pazienti. Buon lavoro, buona mattinata. Per essere presenti, ringrazio principalmente il
Vi chiedo scusa per l'emozione, ma le cose quando non vanno come dovrebbero andare poi mi innervosisco. Allora, il preside intanto dell'istituto comprensivo del mega... E quindi il dottore Zavettieri che ha voluto organizzare insieme a Mondo Verde la celebrazione della giornata nazionale dell'albero. Devo dire che ci hanno tenuto in maniera particolare, specialmente l'istituto agrario, ecco, guidati dal vicepreside, il professore Vadalà, che ringraziamo, ecco, facciamo un applauso per questa loro collaborazione. I ragazzi dell'Istituto Agrario, devo dire, ci hanno tenuto in maniera particolare a celebrare questa giornata e ci hanno tenuto in maniera particolare ad invitare il professore Bombino. Quindi questa è una cosa bella perché riconoscono in lui veramente un mentore per quanto riguarda, insomma, le scienze forestali. Non lo so, chiederei, il professore Vadalà dice che non si sente bene, per cui non vuole fare l'intervento. Professore, insistiamo o passo con i... No, poi dopo, più in là. Ora, ecco, va bene. Ringrazio il preside della scuola media, Anastasi, che ha mandato una delegazione, nonostante oggi ci siano difficoltà perché la scuola media è chiusa, e quindi la professoressa Benedetto poi ci presenterà, insomma, verrà a porgerci i saluti. La direttrice didattica, che devo dire è sempre pronta e a darci una mano quando parliamo di tematiche di qualunque, diciamo, natura che possa comunque sensibilizzare, ecco, la scolaresca, e quindi, insomma, tutte le persone, il professore Bombino che è venuto fin qui per noi, e passo la parola alla direttrice che vuole porgerci i suoi saluti. Buongiorno a tutti. E allora, prima di tutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo evento, che sono la dottoressa Sansotta e l'IPA, Istituto per l'Agricoltura di Melito di Porto Salvo, rappresentato in loco dal professore Vadalà e da altri professori, da tutti i ragazzi, nonché diretto dal dirigente Domenico Zavettieri. Io sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Megali Melito Roccaforte del Greco e dirigo tutte le scuole primarie e dell'infanzia di Melito, nonché la scuola media di Roccaforte del Greco. Abbiamo pure la presenza, come già annunciato la dottoressa, di una delegazione dell'istituto invece comprensivo diretto dal mio collega Antonino Anastasi. Ma la gioia più grande oggi è quello di poterci riunire a ridosso del 21 novembre, che è la festa dedicata alla giornata nazionale dell'albero, per discutere con la presenza di un relatore d'eccellenza che è il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte, il professor Giuseppe Bombino, al fine di poter fare il punto sulla situazione del verde e soprattutto di una tematica importante, carissimi ragazzi, che ormai interessa anche la prassi educativa e didattica da almeno un ventennio con particolare riguardo. Dico questo perché ogni qualvolta si fa la festa degli alberi nelle scuole, ed è una tradizione che risale alla fine del 1800, si può dire, che cosa accade? Che si parla sempre dell'albero e solo dell'albero, delle funzioni, delle radici, delle foglie, dell'ossigeno, della carta che si può ricavare. Però è chiaro che la società è cambiata, c'è stata una certa evoluzione, per cui anche i nostri approcci di riflessione devono essere un tantino più vasti, ampi e intelligenti. Quando parliamo di questa giornata dobbiamo riferirci ad un contesto quale il nostro, per esempio,
dove la natura ci ha dato una riserva naturale d'eccellenza che è il Parco Nazionale dell'Aspromonte e dove noi a livello di ecosistema possiamo riscontrare tantissime cose che rappresentano una risorsa fondamentale, ma che va valorizzata, tutelata e ovviamente perché la presenza delle scolaresche, perché è proprio dalla prima infanzia che bisogna guidare i giovani a porre in essere ogni azione per poter innanzitutto scoprire l'identità del nostro territorio, che come ha detto il professore Bombino in qualche circostanza, non è fatta soltanto dalle coste, ma è fatta anche dalla montagna, per cui andare a rivedere anche il circuito, diciamo, turistico all'insegna di questo, di questa comunicazione tra la costa e la montagna sicuramente è un obiettivo di eccellenza prioritario che noi dobbiamo perseguire a livello di sensibilizzazione e di educazione dei giovani, ma che tutte le istituzioni, soprattutto le persone autorevoli che hanno in mano le sorti del nostro paese, dovrebbero assumere come impegno istituzionale per poter apportare non solo quello che è l'equilibrio del nostro territorio a livello naturalistico, ma soprattutto incrementare anche i posti di lavoro. Perché dove parliamo di parco nazionale, dove parliamo di natura, perché ci deve essere a mio avviso un ritorno alla natura, questo bisogna farlo non solo a livello, diciamo, di paesaggio, che è quello spazio che il nostro occhio può cogliere guardando e quindi qua a livello estetico, a livello, diciamo, come dire, pittorico, ma e soprattutto la valorizzazione in termini di nuove tecnologie riguardanti anche l'agricoltura e il lavoro dell'uomo. Quindi io direi che questo momento, che è un momento di ascolto e di riflessione, deve essere non un momento che si fa o si organizza una volta l'anno, ma deve essere l'inizio di un lavoro di rete dove ognuno possa apportare il proprio contributo e soprattutto possa indirizzare i giovani a cominciare a conoscere e a lavorare per il bene del nostro territorio che, ahimè, è soggetto anche alla desertificazione che può essere causata sia da elementi antropici che riguardano l'uomo, l'abbandono di tutti i siti montani che c'è una enorme urbanizzazione, o può essere anche causato da elementi climatici e da mutamenti, come vediamo purtroppo il fatto delle alluvioni che succedono in tantissimi posti, o nella nostra zona l'estate che si prolunga, quindi con periodi di siccità. Non mi voglio dilungare molto perché devo passare la parola al professore, voglio soltanto, se mi consentite, invitare alcuni alunni per dire qualcosa. Prego, Camillo. Allora, ieri abbiamo fatto la festa degli alberi. Io ti aiuto, guarda avanti e leggi. Oggi festeggiamo la festa degli alberi. L'albero è vita. Le scuole primarie di merito di Porto Salvo, grazie alla costante e preziosa guida del dirigente scolastico dottoressa Concetta Sinicropi, si interessa di tutti gli eventi con il coinvolgimento e con la partecipazione degli alunni, supportati dagli insegnanti. Questi momenti aiutano i bambini nella loro crescita morale e culturale. Favoriscono la civile convivenza, nonché il rispetto per gli altri e per la natura. Le insegnanti del plesso scolastico di San Leonardo, seguendo le indicazioni del prof e del dirigente scolastico, hanno deciso di dare il risalto, così come è consuetudine da diversi anni, nel plesso, alla festa degli alberi, che ricade il 21 novembre. La festa dell'albero è una delle più antiche cerimonie che meglio dimostra il culto e il rispetto per l'albero. La celebrazione di tale festa si consacrò in molti paesi. In Italia la prima festa dell'albero fu celebrata nel 1898 dallo statista Guido Bagelli, ministro della pubblica istruzione. Nella legge forestale del 1923
fu istituzionalizzata nell'articolo 104 con lo scopo di infondere nei giovani rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi, per creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future, cui spetta il compito di affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre più nuovi e su scala globale. Bravo. Ora reciterò una poesia. Non la dico a memoria perché praticamente è la parte di un altro mio compagno che adesso non c'è. Sono nato da un piccolo seme che un vecchio piantò nella terra. L'uomo sapeva che non mi avrebbe visto crescere, ma pensò ai figli dei suoi figli. Crebbi e si ripiantò celle prima, poi tronco robusto e vigoroso. Invano il vento si accanì contro di me, opposi alla sua forza la mia chioma rigogliosa e con i miei fratelli difesi dal turbine il paesello che stava sotto la mia protezione. Bravo. Addio all'albero, arriva il vento e l'albero si spoglia, ti odo il lamento, piango una foglia. Albero mio, già maestra piano, ti dico addio, vado lontano, dove non so, chi le raccoglie lungo i sentieri, le morte foglie. Proprio un bambino con la cartella mi guardò chino e dice bella. Bravissima. Grazie a voi tutti e ridò la parola alla dottoressa. Grazie a lei direttrice che ha animato con i bambini e con il suo discorso, diciamo, alla sala. Bravissima. Allora do la parola alla vicepresidente di Mondoverde Club. Io preferisco, magari farò un intervento dopo perché è giusto lasciare spazio al professore Bombino. Do la parola a Rosalia Salvatore che vedrà lei, insomma, di condurre. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, scusate per i problemi tecnici, quindi amici di Mondoverde, abbiamo una mattinata ricca anche a livello emotivo, abbiamo visto i bambini, sono sempre più avanti rispetto a noi, riescono a far percepire quello che è il rispetto per la natura. La natura è viva, è una madre, anche l'uomo fa parte della natura e adesso cederò la parola, farà i saluti e presenterà i ragazzi la professoressa Cristina Benedetto, professoressa di arte e immagine, che porta i saluti del preside della scuola media di Merito Portosalvo. Allora, buongiorno a tutti voi, io sono qui in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Amicis e rappresento il dirigente scolastico Antonino Nastasi, il quale a voi tutti porge il suo saluto, a tutte le personalità presenti e fa un augurio di progressiva crescita a Mondoverde. Noi oggi siamo qua, nonostante la scuola sia chiusa perché c'è seggio elettorale, però anche quest'anno abbiamo voluto dare un flash della nostra presenza. Io sono un'insegnante di arte e immagine e quindi avremmo dovuto fare dei bei disegni, ma naturalmente abbiamo avuto pochissimo tempo, il tempo non ce l'ha permesso. Però non mi sono sentita sconfitta e tantomeno neanche i nostri ragazzi. Io ho portato qui un gruppo di ragazzi che frequentano il corso di strumento. Sono ragazzi molto impegnati, li ringrazio per la loro presenza, a differenza di tanti altri che oggi non sono presenti appunto perché la scuola è chiusa. E abbiamo cercato di oggi di dare un tono diverso, c'è un tocco musicale, i ragazzi canteranno Ci vuole un fiore, che tutti conosciamo, che di Sergio Endrigo. Naturalmente
io non vedo, per quanto riguarda l'arte, non ha confini, cioè la bellezza della natura, il verde, la magnificenza di tutto quello che la natura ci presenta, va rappresentata non solo in arte ma anche con la musica e con tutte le discipline. Quindi oggi non mi sento, come dire, inopportuna, ma proprio perché i ragazzi possono rappresentare lo strumento e innalzare la bellezza della natura, ci troviamo qui. Naturalmente voi, in questo momento io li invito a prendere posto e ve li presento. Ci troviamo con Maria Francesca alla pianola, Demetrio al flauto, Barbara, Caterina, Suknit, non mi ricordo, ho dimenticato qualcuno? Aurora. Quindi fanno parte del gruppo e ci canteranno, ci daranno questo tocco musicale che vuole essere un elogio e una bellezza alla natura e alla sua arte. E quindi adesso mi congedo da voi e buon proseguimento e grazie. Ringraziamo i ragazzi della scuola media che sono timidissimi ma bravissimi e poi passiamo subito la parola al comandante del corpo forestale dello Stato, stazione di Melito Porto Salvo. Buongiorno a tutti, grazie all'invito, grazie per essere qui presenti come corpo forestale, ringrazio tutti gli alunni, le autorità presenti, il presidente dell'ente parco e tutti. Scusate per il ritardo che sono venuto, ma per motivi istituzionali che ieri sera abbiamo fatto dei sequestri, quindi eravamo impegnati con l'autorità giudiziaria. E niente, questo io volevo ringraziare tutti e parlare qualcosa, fare un piccolo cenno sull'ambiente. L'ambiente è una parola molto grossa. Ecco, il corpo forestale porta il suo contributo all'ambiente primariamente come compiti istituzionali, specialmente come voi state vedendo, ragazzi, mi rivolgo a voi perché voi siete quelli che poi porterete questi messaggi all'esterno, alle vostre famiglie. Si occupa della terra dei fuochi, si occupa, vedete che il corpo forestale è impegnato sulla Campania, ma non solo in Campania, non ci dobbiamo
portare in Campania, dobbiamo stare nella nostra regione, nella nostra provincia, e anche qua vicino quello che è successo in Campania l'abbiamo vissuto, dove il Corpo Forestale ha partecipato attivamente a un'attività di indagine che ha scoperto dei rifiuti che venivano messi sottoterra, qua proprio vicino, a 10 km da Melito Porto Salvo, non di più, venivano occultati in una cava dismessa, i rifiuti provenivano dalla centrale Enel di Brindisi. Questo, dopo una lunga attenta attività di indagine, si è conclusa con l'arresto di vari soggetti e tuttora abbiamo il processo in atto, quindi sono notizie pubbliche che io posso dire perché il processo è in atto. Questo dimostra quanto è importante questo settore sui rifiuti, dove la criminalità, ahimè, la criminalità organizzata si è introdotta dentro, perché molti guadagni, le pene sono un pochettino minori rispetto agli altri delitti che possono essere quali stupefacenti, traffico di armi e così via. Corpo Forestale, come forza di polizia qualificata nel settore ambientale, si occupa principalmente di questi reati e anche del settore agroalimentare. C'è un'ottima intesa con l'ente parco e con le altre istituzioni presenti al fine comune di combattere questi illeciti che vengono commessi, questi crimini ambientali. Ogni giorno in televisione si sentono sempre di più questi crimini ambientali, dove ormai, siccome sono pene minori, come dicevo poc'anzi, ecco, l'andrangheta si è buttata in questo settore. Un settore molto dannoso, avete visto l'Ilva quanto povere vite umane ha fatto. Questo qua è frutto anche di uno smaltimento illecito di rifiuti ferrosi, perché non venivano bonificate, andavano in un'industria quale l'Ilva e da là le diossine, mettendone le diossine fuori, respiravano le persone con una conseguenza mortale, perché essendo colpiti da una neoplasia, poi l'organismo è impossibile curarle, ancora non c'è stata nessuna medicina. È un settore molto particolare, quindi dobbiamo stare attenti a queste persone, a queste cose. Noi stiamo vigilanti. Il Corpo Forestale in ogni regione è dotato da un comando provinciale, poi ogni provincia c'è un comando provinciale e poi ci sono i comandi stazioni territoriali che sono dislocati in varie parti della provincia. Alcuni proprio garantiscono la tutela del Parco Nazionale dell'Aspromonte, che è formato, ora è stato diminuito come terraggio, ma sempre il personale è rimasto lo stesso. C'è un decreto del Ministero dell'Ambiente proprio per tutelare anche il territorio boschivo, perché come non solamente lo smaltimento dei rifiuti, ora stanno devastando, come abbiamo visto in varie altre regioni d'Italia, le piante. Perché che fanno con le piante? Li portano per la biomassa e quindi devastano questo settore. Quindi il Corpo Forestale sta facendo un'attenta analisi del territorio nazionale, specialmente in queste città del sud. Io non mi vorrei altro dilungare in questa cosa perché potrei essere noioso, ma mi auguro che poi ci sarà un incontro nelle scuole anche con la presenza di altre forze di polizia per parlare della legalità sia ambientale che altri tipi di legalità, in modo che voi sarete portatori di questa vostra notizia verso i genitori e verso l'altra opinione pubblica. Io vi ringrazio ancora. Allora, è doveroso a questo punto un intervento della Presidente di Mondoverde, essendo purtroppo io in primis. Io la ringrazio veramente per questo intervento che lei ha fatto, Comandante. Ci ha dato in questo momento una bellissima notizia, perché purtroppo tutti noi sappiamo che la Calabria non è la terra dei fuochi ma è la terra dei veleni, e quindi l'intervento e la vigilanza che sta compiendo il Corpo Forestale dello Stato
è una cosa molto importante per la per noi tutti, per la salute di tutti i cittadini, di tutti i calabresi. E anzi io mi permetto di anticipare, perché l'ho saputo da altre persone che sono associate in associazioni ambientaliste, che al Parlamento c'è una proposta di legge dove si è cercato di far equiparare, aggiungere, oltre alla tutela all'ambiente, cioè il reato praticamente che bisognerà tutelare non sarà più reato tutela all'ambiente ma anche alla salute umana. Quindi in quel modo ci auguriamo che poi le pene non saranno minori, ma che insomma chi di competenza che dovrà farle applicare, insomma, si guarderà bene dal considerarle delle tre. Io lo so perché sto compiendo questa esperienza e vedo che i giudici, quando si trovano di fronte a dei reati ambientali, devono praticamente condannare, infliggere una multa, no? Condanna, vabbè, c'è pure la condanna, e allora tendono ad infliggere una multa molto lieve. È alto il bandello, però tendono a infliggere, guardi che questo poi è recidivo, poi ritornerà di nuovo ad infliggere, a commettere il reato. Quindi lei ci ha dato una bellissima notizia, noi la ringraziamo, comandante, per essere stato presente qua tra noi, per aver partecipato e averci portato questo messaggio molto bello. Grazie ancora. Adesso invece appoggerò i suoi saluti e insomma il suo pensiero su questa giornata dell'albero ci sarà il presidente avvocato Ezio Pizzi. Non so se è presente, c'è l'avvocato Pizzi? Ah, ecco. Allora, a questo punto io continuo con i ringraziamenti, purtroppo è scaltato un po' tutto, vi chiedo scusa umilmente. Praticamente era invitato a questo incontro con la collettività l'avvocato Pizzi. L'avvocato Pizzi che è il presidente, come tutti voi sapete, del consorzio del Bergamotto, il quale, devo dire, ha accolto subito, prontamente, l'iniziativa che noi abbiamo cercato di portare avanti provvedere, diciamo, cercare di contribuire all'arredo urbano della città, donandoci delle piante di bergamotto. Quindi lui ci ha fornito 30 piante di bergamotto che sono qua stamattina, ne abbiamo qualche rappresentanza, che dovranno essere praticamente piantumate sul lungomare dei Mille. Quindi questo proprio per contestualizzare il nostro lungomare, che appunto costituisce, diciamo, una tappa importante nella storia dell'Unità d'Italia. Partendo da questo aiuto che ci ha dato il Consorzio del Bergamotto, fornendoci le piante e consentendoci di venire qua a celebrare la Giornata Nazionale dell'Albero proprio con la presenza, come vedete, di quattro alberelli che stanno proprio ad indicarci, insomma, la testimonianza, ecco, di questa celebrazione. Noi avvieremo un concorso intitolato La città per il verde, che viene ogni anno indetto dalla rivista Il Verde Editoriale, con la quale rivista ci siamo già messi in contatto. Sappiamo che il concorso partirà il 20 marzo e la premiazione del comune che si sarà impegnato ad arredare la propria cittadina avverrà il 10 di settembre. E quindi noi cogliamo l'occasione appunto per avvisare gli studenti, dei giovani, che appunto più in là partiremo con questo concorso e cercheremo di coinvolgere tutti, le scuole, le chiese, le parrocchie, ogni cittadino che vorrà praticamente dare il suo contributo per abbellire la propria città. È chiaro che alla fine di questo concorso, se saremo riusciti a portare questo abbellimento e questo contributo comunque alla rete urbana, chi sarà premiato sarà il comune. Quindi no, non saremo noi cittadini, ma voglio dire, è una forma di cittadinanza attiva che deve essere ben accetta.
Quindi ringraziamo comunque, sì, sicuramente avrà avuto degli impegni, perché lo vedo è sempre molto impegnato, l'avvocato Pizzi, per essere stato comunque pronto ad accogliere questa nostra richiesta e a darci una bella mano a realizzare questa testimonianza di piantumazione di alberi, che non sarà una testimonianza da poco, perché attraverso la piantumazione dei bergamotti sul lungomare noi cercheremo di contestualizzare, cercheremo di mettere in evidenza ciò che noi abbiamo di più bello e che costituisce un unicum anche per la nostra zona, perché sappiamo tutti che il bergamotto viene coltivato solo, si coltiva nell'area grecanica, nelle altre zone insomma non attecchisce. Quindi mi auguro che i volontari del Verde ci diano una mano insomma a tutelarli, perché il comune si occuperà della piantumazione, però poi è chiaro che noi dovremo cercare di custodirli come si deve. Va bene, io quindi ringrazio per insomma questa presenza materiale, come voi vedete, sicuramente insomma l'avvocato avrà avuto degli impegni, quindi è venuto per questo. A questo punto la Solia presentiamo l'ospite d'onore. Allora, adesso siamo appunto giunti al momento clou, nostro ospite d'onore è il presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, che noi conosciamo benissimo anche perché è un profondo conoscitore della montagna e ha dedicato nel corso della sua attività professionale e di ricerca ampio spazio ai temi dello sviluppo e della valorizzazione dell'Aspromonte, accanto anche a una cospicua produzione scientifica. Quindi non indugiamo oltre, cediamo la parola al Presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, il Professore Bombino, che ci deluciderà sul tema mutamenti climatici e rischi di desertificazione per il nostro territorio. Viveva in una valle un grande albero ed era l'unico abitante di questa valle solitaria. In fondo alla valle c'era un ruscello e ogni mattina, quando il sole si affacciava sulla valle, illuminava l'albero e l'albero proiettava a terra la sua ombra, che si disegnava sul suolo come uno stampo. Era l'unica compagna di questo albero. Dunque quella che io vi racconto è la storia di un albero, il racconto, il dialogo tra un albero e la sua ombra. E discorrevano per tutta la mattinata fino al pomeriggio, quando il sole poi declinava dall'altra parte, oltre le montagne, e quindi l'albero perdeva la sua ombra. Una mattina, mentre discorrevano, l'albero si accorse che la sua ombra cercava di allungarsi, come se volesse raggiungere il ruscello. Rifletté a lungo e poi le disse: «Ombra, ma perché ti spingi verso il ruscello? Forse hai sete? Vuoi bere? Se io fossi un po' più alto, la tua ombra sarebbe più lunga e tu potresti arrivare al ruscello». L'albero era molto grande, molto robusto, era una quercia, ma non era altissimo. E quindi la sua ombra proiettata sul terreno non riusciva ad arrivare al ruscello. Ci pensò a lungo e poi all'albero venne un'idea. Disse: «Forse il vento mi può aiutare. Se io chiedessi al vento di spingermi, di piegarmi un poco, l'ombra si allungherebbe e potrebbe arrivare al ruscello per dissetarsi». Allora chiamò il vento quando l'ombra non c'era, la notte, e gli disse: «Vento, domani mattina dovrai soffiare nella valle forte.
così mi piegherai, e quando tu mi piegherai la mia ombra si allungherà e così riuscirà a bere al ruscello. Disse il vento: va bene. L'indomani mattina il vento puntualmente entrò nella valle, il sole era già alto come un disco nel cielo. E l'albero disse: forza vento, soffia, 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 facciamo arrivare l'ombra al ruscello. Il vento cominciò a soffiare, l'albero cominciò a piegarsi. Forza vento, ancora più forte, ma ti spezzerò, disse il vento. Non fa nulla, spingi, spingi ancora. La mia ombra ha sete. Ma stai attento, vedo le radici che si muovono, il terreno si sta sollevando, stai per cadere. Soffia vento, soffia, soffia. L'albero cadde, l'ombra si allungò, arrivò al ruscello, poté bere, poté dissetarsi, poté diventare un riverbero di luce in quel ruscello fino a scomparire, ma l'albero morì. La valle rimase senza il suo unico abitante, però oggi noi possiamo raccontare una storia che è una storia d'amore tra un albero e la sua anima, la storia di un sacrificio fatto da un albero per la sua ombra, che possiamo assimilare alla nostra anima. E allora, su questa storia, su questo racconto, cominciamo adesso a tramare, cioè a tessere un nostro ragionamento. Intanto, secondo voi, come mai l'albero era solo nella valle? Perché nella valle non c'erano tanti alberi? Cosa è potuto accadere in questa valle? Una valanga. Potrebbe essere una causa. Come? Sì, è più realistico. Siccità anche, oppure li hanno tagliati, oppure la cosa più verosimile soprattutto, come? L'alluvione è un effetto, gli incendi, soprattutto nel nostro contesto ambientale e geografico sappiamo che gli incendi sono la causa spesso della scomparsa del bosco. Quindi se noi volessimo raccogliere gli elementi su cui abbiamo raccontato questa favola, possiamo ben dire che l'albero si trovava da solo nella valle, probabilmente perché tutti i suoi compagni, tutti i suoi amici erano scomparsi a causa di un incendio. È una cosa molto, molto verosimile. E cosa accade quando scompare il bosco in una montagna? Lo avete detto prima, qualcuno ha detto alluvioni, qualcuno ha detto frane. Bene, dovete immaginare che il nostro pianeta ha una sua pelle, una sua epidermide vegetale. Come noi proteggiamo i nostri organi interni con la nostra epidermide, con la nostra pelle, anche la Terra ha la sua pelle. È una pelle vegetale che è composta dai primi abitanti del nostro pianeta, che furono i vegetali. I primi abitanti delle terre emerse sono i vegetali. E allora, se pensiamo alla nostra montagna d'Aspromonte, per esempio, e immaginiamo la nostra montagna priva di alberi,
possiamo facilmente presagire, cioè prevedere cosa sarà del nostro territorio. Prima si è parlato dei dissesti, si è parlato delle catastrofi di cui purtroppo i giornali sono pieni, perché soprattutto per ciò che sta avvenendo nella terra di Liguria, la terra di Liguria è molto simile al nostro contesto territoriale, molto simile perché la Liguria, come la Calabria, presenta una vicinanza estrema tra i rilievi più alti e la costa, quindi la montagna a ridosso della costa, proprio come avviene nel nostro territorio d'Aspromonte. E il ruolo che viene svolto dagli alberi è un ruolo estremamente importante. Ecco il sacrificio che l'albero fa per noi, come quello che fece per la sua ombra. L'albero protegge il suolo dall'aggressione della pioggia. E come lo protegge? La pioggia, soprattutto quella più intensa, quando batte sul suolo, disgrega delle particelle. Da un grumo, disgregandola, si formano tante particelle che vengono distaccate, vengono allontanate, poi vengono dilavate, vanno a finire nei corpi idrici. Queste particelle ingrossano il corpo idrico unitamente all'acqua che viene trasportata, e quindi possono essere causa di alluvioni e di disastri. Invece, se la precipitazione, prima di arrivare sul suolo, incontra la chioma di un albero, smorza, riduce drasticamente la sua velocità, perché la chioma dell'albero funge da schermo, come se ci fosse un ombrello sul nostro suolo. E allora la goccia, invece di andare direttamente al suolo e urtare violentemente contro di esso, viene catturata dalla superficie dell'albero, dalla superficie della chioma, e poi arriva al suolo seguendo un percorso molto lento, prima attraverso le foglie, poi attraverso i rami, poi attraverso il tronco, e arriva dolcemente al suolo. Questo significa che il suolo avrà la capacità di assorbire questa pioggia, che invece di arrivare direttamente arriva molto più tardi al suolo. Tant'è che è facile per ciascuno di noi sperimentare che quando c'è un evento di precipitazione, se ci si ripara sotto un albero è come essere sotto un ombrello. La precipitazione non arriva a bagnarci. Raccomandazione: evitate di ripararvi sotto un albero se quest'albero è come quello della valle, solo. Se è un albero solitario, non è prudente ripararsi giù. Quindi noi siamo per la moltitudine di alberi, non per l'albero solitario nella valle. E allora, il processo di desertificazione non è tanto determinato dal cambiamento climatico, di cui adesso parliamo, ma nel nostro ambiente, nel nostro contesto territoriale, il processo di desertificazione è legato ad una progressiva scomparsa degli alberi che lasciano il suolo nudo. La precipitazione intensa dilava la parte di suolo più fertile fino a scoprirlo nella sua ossatura, fino lasciando scoperta la roccia,
e da quel momento il bosco non si può più insediare su quell'area, perché non ha più il substrato fertile su cui poter disseminare, far crescere la propria essenza vegetale. Mentre noi spesso pensiamo che la desertificazione sia legata intimamente al cambiamento climatico. Non è necessariamente così. L'erosione del suolo, la degradazione del suolo conduce alla desertificazione. E poi purtroppo si entra in una sorta di spirale, perché la scomparsa di estese superfici boschive determina il cambiamento del microclima, altera localmente il ciclo delle precipitazioni e quindi vi è anche indirettamente una alterazione, una perturbazione degli equilibri anche climatici a livello locale. Quindi la prima causa di desertificazione da noi, nella nostra montagna, nella nostra provincia, è proprio l'erosione dei suoli, cioè la perdita di fertilità a carico dei suoli, che diventano sempre meno ospitali per ospitare appunto il bosco. Ma prima di arrivare al bosco cosa succede? Il bosco è l'esito, è il risultato di un lungo lavoro che fa la natura. Un bosco, perché possa diventare adulto, come voi sapete, può impiegarci anche decine e decine di anni, a volte centinaia di anni. E se noi utilizziamo, sfruttiamo questo bosco ad una velocità maggiore rispetto a quella che è molto lenta come velocità, con cui il bosco stesso si rigenera, si afferma, cresce e diventa adulto, significa che noi sottraiamo più risorsa di quella che la natura può generare. Anche questo è un meccanismo che conduce alla desertificazione. Perché io depaupero, tolgo vitalità all'ecosistema non dandogli il tempo di potersi generare secondo i suoi cicli. E i cicli dell'ecosistema non sono gli stessi cicli dell'uomo. Qui c'è stato un grande errore nella storia del secolo scorso. Nel secolo scorso si è pensato che la natura dovesse produrre al modo di una fabbrica, e quindi i tempi della natura dovevano essere assoggettati ai tempi della fabbrica. Una fabbrica deve lavorare 14 ore al giorno a ciclo continuo, deve lavorare per esempio 10.000 metri cubi di legname al giorno, non si deve fermare neanche un giorno nell'anno, e quindi occorre che in fabbrica tutti i giorni entrino 10.000 metri cubi. E se la natura non riesce a produrre questi 10.000 metri cubi ogni giorno, cosa succede? Succede che io attingo ad una natura vicina, cioè il mio territorio non riesce più, allora vado in un territorio accanto, e così via, perché devo garantire il funzionamento, i tempi della fabbrica, e quindi devo garantire, erroneamente, ce ne siamo accorti adesso, devo garantire un processo di sviluppo, che poi è noto come sviluppo con un approccio fordista, cioè fu Ford che disse che la fabbrica non si doveva fermare, fu Ford che disse che tutti i giorni si doveva produrre in un determinato modo.
fu l'economia fordista a creare questo grande equivoco nella storia della nostra umanità, pensando che il modello di sviluppo dovesse crescere all'infinito, sempre, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E invece oggi cosa è successo? Oggi succede che ci accorgiamo che non è possibile mantenere uno sviluppo, un progresso che segua una linea crescente. Non è possibile. Scopriamo che il modello di sviluppo, più in sintonia con i cicli della natura, non sia rappresentato da una linea retta, bensì da una spirale. La spirale ha una sua parte che si proietta in avanti, poi torna indietro, recupera qualcosa, attende, compie un giro e poi si proietta di nuovo in avanti, per poi ritornare su se stessa, avvitarsi, attendere. E questo è il modello di sviluppo, e ce ne siamo accorti adesso, ce ne siamo accorti con questa crisi mondiale che ci ha detto che l'economia fordista è fallita in tutto il mondo. Perché all'economia fordista si aggiungeva anche la finanza creativa, perché non potendo rispettare questa linea produttiva all'infinito, che doveva crescere sempre, costantemente, che doveva mantenere quei ritmi, in assenza di risorse che la potessero sostenere, si è cominciato a ragionare sulle promesse. Io non ho la risorsa oggi, ma te la prometto domani. Sto banalizzando evidentemente dei concetti perché i bimbi possano meglio comprendere, atteso che io sia abbastanza chiaro. E ci dicono allo stesso tempo che è fallito il concetto dell'economia fordista, guarda caso il ritratto più innovativo verso cui il nostro pianeta deve guardare, cioè l'immagine più innovativa del nostro pianeta, è chiusa nel disegno più arcaico della nostra terra, cioè nell'agricoltura. Cioè ci stanno dicendo che per andare avanti, che per mantenere lo sviluppo, per risolvere i problemi dell'economia, non dobbiamo seguire quel modello di Ford, ma dobbiamo tornare indietro. Questo è un grande paradigma per il nostro tempo. Che significa tornare indietro? Ma noi eravamo indietro, perché ci avete fatto andare avanti? Perché ci avete fatto consumare tutto per poi dirci che quello avrebbe procurato inquinamento, quell'altro avrebbe procurato invivibilità, quell'altro avrebbe procurato guerre tra gli stati, quell'altra cosa avrebbe procurato povertà, quell'altra cosa desertificazione, per poi dirci guardate ci siamo sbagliati. Oggi l'innovazione è nell'arretratezza. Anche qui sto banalizzando, ma non troppo, perché se guardate e se date un'occhiata a tutti gli strumenti attuali messi a punto dagli stati, messi a punto anche dalla comunità europea per sostenere lo sviluppo all'interno della comunità europea, vi accorgerete che la gran parte delle risorse sono destinate all'agricoltura, all'economia verde, alla cura del paesaggio, alle produzioni tipiche, e qui abbiamo il presidente del consorzio del Bergamotto, e quindi l'essere rimasti noi indietro rispetto ad altri
è proprio un vantaggio, perché ci troviamo su quella linea del tempo che oggi ci pone in una condizione di vantaggio rispetto a coloro che hanno consumato tutto. E qua vi è un altro paradigma del nostro Aspromonte. Il nostro Aspromonte è arretrato perché non lo abbiamo saputo sfruttare, perché non abbiamo saputo fare economia con il suo bosco, secondo quel concetto di economia. Oppure oggi possiamo dire che quella condizione di arretratezza ci sta conservando una montagna integra,